Nella tradizionale ultima domenica di gennaio si è corsa nelle valli di Fiemme e Fassa la 41esima edizione della mitica Marcia Longa. Tutti presenti ed agguerriti, Big al via, da Moena, con direzione Carazzei e ritorno. E gara inizialmente tattica e lenta, visto anche la neve fresca caduta nella notte, che ha costretto molti ad un cambio di strategie oltre che di sci. Poi il grosso treno da Moena è andato via via sgretolandosi, man mano che passavano i chilometri, e sulla salita finale della cascata, come sempre, i giochi si sono decisi. I bookmaker non hanno accettato più pronostici sui norvegesi, padroni storici per tecnica e potenza, sotto lo striscione d'arrivo di Cavalese. Vittoria infatti per il norvegese Ostensen, davanti al connazionale Dahl, e con al terzo posto il sempre presente sul podio, o quasi, Jørgen Hoogland. Ma i norvegesi hanno occupato addirittura le prime sei posizioni della classifica, quindi strapotere Norge, nulla da eccepire. Solo in campo femminile la situazione è risultata essere più movimentata. Successo russo con Julia Tikhonova davanti alla svizzera Bonner e dalla svedese Löfström. Per gli italiani in gara è stata la solita sofferta quanto pronosticabile delusione. A salvare in parte la nostra truppa ci ha pensato un ottimo Bruno De Bertolis, undicesimo assoluto, staccato di 30 secondi ai piedi della cascata e riuscendo a contenere in meno di un minuto il distacco dal vincitore sulla final climb. Vittoria assoluta anche in campo Master Tour ed in categoria Uomini 1, perché il secondo italiano a sorpresa è stato un altro atleta del team Rossignol, come De Bertolis, ovvero Riccardo Mick, giunto 34esimo assoluto ma fuori dalle classifiche ufficiali in Master Tour. Al terzo posto tra gli italiani Florian Kostner 46esimo, per chiudere un ipotetico podio made in Italy. Proseguendo con i vincitori nelle altre categorie del circuito Gran Fondo Master Tour, tra gli uomini 2 è successo per Rainer Kargruber 63esimo del team Hartmann. Tra gli uomini 3, vittoria per Niccolò Corradini, 166esimo. Tra gli uomini 4, successo per Gianfranco Polvara, ottimo 121esimo posto assoluto della comunità montana Valsassina. Ed infine, tra gli uomini 5, vince Elio De Cristina, del 3S Soraga, che ha chiuso al 689esimo posto. In campo femminile, vittoria per Carolina Tiraboschi, dell'Ubi Banca Goggi, classificatasi 23esima assoluta ed anche prima delle italiane. L'incoronato che risponde al nome straordinario, fantastico per gli annali di Marcia Longa,